hashtag. Hashtag. Bellissima questa cosa, bellina questa, ma lei dice che questo è un giornale spirituale? No? Esatto, più o meno, no. Sono, in realtà sono un avvocato. Avvocato. Allora, con il sindaco Nardella a interpretare la guardia spirituale cerchiamo di metterla alla prova nelle azioni che anche Jan Fabre ha interpretato nei suoi famosi video. Allora, gli consegniamo questa ideale spada affinché anche lui ci difenda da chi riterrà. Grazie. Bocca al lupo. Evviva Jan Fabre. Grazie. Are the kiddies in bed? Good. Di Donatello e il David Michelangelo, The Man Who Measured the Clouds, l'uomo che misura le nuvole, di Jan Fabre. Anche noi oggi con lui vogliamo misurare le nuvole. Piazza della Signoria. La Piazza della Signoria. Piazza della Signoria, Searching for Utopia, la grande tartaruga di Jan Fabre con le curatrici della mostra del sindaco Nardella. Dalla Piazza della Signoria al vostro guardiano spirituale per Jan Fabre, Searching for Utopia. Con Sergio Risaliti, direttore artistico di Jan Fabre, la mostra su Piazza della Signoria a Firenze, Searching for Utopia, la grande opera, la grande tartaruga bronza di Jan Fabre. Come ce la puoi spiegare questa tartaruga? Come diceva il motto di Cosimo I, il Granduca, festina lente, ci affrettiamo lentamente all'inaugurazione del Forte Belvedere il 14 maggio prossimo. Allora ti vogliamo salutare chiedendoti di brandire alla Jan Fabre questo gladio. La metto qui. Grazie Sergio. Abbandono le armi. Ciao. Grazie. Ciao. Per un anno. Cioè, non è che è nato oggi. Il progetto nasce 8 mesi fa. Però a questo punto poi devi fare 16.
ne ha messi 15, mi fa 16, a questo punto si faceva pari. Il professor Massari, un esponente di rilievo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, qui sulla piazza della Signoria per Searching for Utopia di Jan Fabre, scusate, volevo consegnargli questo gladio per concorrere anche lui in questa battaglia per gli ideali insieme a Jan Fabre. Ma guarda, ecco, condividiamolo anche col sindaco, il gladio è diventata la nostra difesa collettiva. Allora, un'altra consegna del gladio, questo gladio che ormai oggi è il nostro, come dire, no, ma è un segno di idealità, non è un gesto soltanto, come dire, goliardico. Lo voglio condividere adesso con le curatrici della mostra. Searching for Utopia, Jan Fabre. Che cosa ci possono raccontare le curatrici di questa utopia di Jan Fabre a Firenze? L'utopia è un concetto, è un omaggio a Thomas More, ovviamente, ed è un concetto filosofico importantissimo per la sopravvivenza. Per la sopravvivenza di tutti noi, perché dobbiamo rimanere sognatori, dobbiamo continuare a stupirci, e opere come queste ci aiutano a continuare a stupirci con l'arte e con il nostro rapporto con l'arte. Grazie. Questo essere guardiani spirituali, questa necessità di, come dire, combattere per la spiritualità, io direi che potrebbe essere quasi una specie di ricetta di vita dell'uomo contemporaneo. Che cosa ne pensate voi? Assolutamente sì. Per questo infatti abbiamo intitolato la mostra Spiritual Guards, perché è proprio quello che volevamo esprimere, è proprio l'importanza di avere gli artisti come guide, come mezzi per elevarci e per guardare al mondo in un'altra ottica. Nella pittura italiana e fiamminga rappresentano la metamorfosi, la trasformazione tra la vita e la morte, la vanitas, e con la loro bellezza testimoniano anche la loro grande vulnerabilità. Jan Fabre li trasforma in opere d'arte. Con la loro metamorfosi della pittura italiana e fiamminga simboleggiano la vanitas, la trasformazione tra la vita terrena e la vita ultraterrena. Jan Fabre li trasforma in metafora e in opera d'arte. La sala del mappamondo, il mappamondo di Scarabei, la vanitas di Jan Fabre. Sarà sempre con i piedi incastrati. La metafora di Fabre ci simboleggia
questo legame che trattiene l'uomo alla terra, nonostante la sua ambizione all'idealità. Un'opera straordinaria. Saluto Francesca Nicoli consegnandole il gladio che un po' oggi hanno brandito tutti in uno slancio di idealità della guardia spirituale. Me lo schiocchi nel petto. No. Salutiamo la curatrice di Jan Fabra che ha un'ultima cosa da dirci. Festina lente. Festina lente. Festina lente. Festina lente. Hashtag. Stiamo cercando le tartarughe. Ecco, abbiamo trovato una delle tartarughe da cui Jan Fabra ha tratto la sua ispirazione. Festina lenta, affrettati lentamente. Il Cosimo dei Medici, quando pigliava una decisione per andare a combattere, lui rifletteva, decideva, se te veloce o piano. E questa è la strategia di mente, acqua, terra, fuoco e aria. Affrettati lentamente. Affrettati lentamente. Ah, è una sala straordinaria, il palazzo vecchio. Firenze 1865-1871. In questo salone, il Salone dei 500, aveva la propria sede il Parlamento del Regno d'Italia, Firenze, capitale d'Italia. Sempre a Palazzo Vecchio la straordinaria sala delle carte geografiche con un altro mappamondo. La cappella della duchessa Eleonora è interamente decorata dal bronzino. All'arte!
viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte! Hashtag! Uno scarabeo, un albero della vita. È Jan Fabre, al Forte Belvedere, Spiritual Guards. Jan Fabre, l'artista delle contraddizioni umane, l'artista rinascimentale e contemporaneo, l'artista che striscia sulla piazza della Signoria come un verme a sottolineare la sua dimensione umana, il legame con la terra, qui dirige le nuvole e ci invita a un pensiero ideale, un pensiero alto, lassù il suo maestro delle nuvole. Spada del Lancillotto, il cavaliere ideale. Armi effimere per battaglie etiche. Armature ideali per battaglie ideali. Un albero della vita che germoglia da un animale sacro, lo scarabeo, simbolo della vanitas, il simbolo della fragilità, ma anche della regalità. Il nostro camminamento lungo la fortezza alla ricerca delle guardie spirituali di Jan Fabre, i suoi scarabei magici, simbolo della vanitas, della fragilità e della nobiltà. Spiritual Guards, dal Forte Belvedere, la grande mostra di Jan Fabre. Da questo luogo fortificato parte la battaglia per gli ideali di un grandissimo artista e parte anche la nostra battaglia per l'arte. Spiritual Guards per l'arte. Spiritual Guards per la fratellanza.
Spiritual Guards per la democrazia. Spiritual Guards per la solidarietà tra i popoli. Spiritual Guards per l'uguaglianza. Spiritual Guards per la libertà. Spiritual Guards per la giustizia. Spiritual Guards per la natura e l'ambiente. Spiritual Guards per i diritti civili dei popoli. Spiritual Guards. Spiritual Guards. Spiritual Guards. Spiritual Guards. Gettiamo le armi. Spiritual Guards per il rispetto tra le genti. Poso la mia spada ideale e insieme a Jan Fabre entro in relazione con la vita che viene dall'acqua. Cosa pensa dell'impegno politico degli artisti? Lotto e lavoro per la nobiltà dell'umanità e dell'essere umano. Questo è il mio pensiero. Salvatore, ce la fai a fare mezzo passo in dopo? Jan Fabre parla della grandiosità di questa mostra e dell'impegno che ha comportato. Thank you.
phase of the mammoth carrying the cross. It's the phase of my uncle and myself. It's an homage to my dead uncle also. All the sculptures are representing, in a sense, different masks of one personality. It's on the theme of the Middle Ages, the alchemy theme, the Jägermann theme. Everybody is somebody else. Within all this, il volto dell'uomo appunto è ispirato al mio e a quello viva l'arte, viva l'arte, viva l'arte. Which is the sculpture to which you are more tied? My utopic sculptures are the best ones. Okay. The ones of the for the future, they are the best ones. Okay, now you are a citizen of Florence, you have the keys of the city. Maybe I can ask, will you use these keys for your sculptures in some way? I would like to use the keys to go often to the Uffizi Museum to study the paintings of Caravaggio. Maybe in the night. Yes, yes, probably. Mi piacerebbe molto utilizzare le chiavi che mi hanno appena donato per entrarmene agli Uffizi e studiare le grandi opere, soprattutto i Caravaggio. Ok. Grande disponibilità. Grande disponibilità di Jan Fabre, grande disponibilità di Jan Fabre a rispondere alle domande di un affollato gruppo di giornalisti internazionali e a raccontare la sua esperienza con questa straordinaria città e con questo luogo espositivo assolutamente unico, che idealmente costituisce una continuazione di quell'esposizione che già troviamo in Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, quasi come se fosse un virtuale corridoio vasariano che ci conduce da là fin quassù. Lancelot. Yeah. Spirit of Guards with Jan Fabre. Thank you very much. Thank you. Un Jan Fabre straordinariamente ed emotivamente coinvolto da questa città, ed emotivamente coinvolto da quella particolare euforia, da quella particolare empatia che crea l'arte. Viva l'arte, viva l'arte, viva l'arte. Spiritual Guards dirigendo le nuvole. Spiritual Guards, Forte Belvedere, la grande mostra di Jan Fabre. Michele Bonomo e Sergio Risaliti, una battuta su questa mostra, una sola. Magnifica. Non dico nulla perché è troppo conflitto di interessi. Festina lente? Festina lente. Festina lente. Festina lente. Dal Forte Belvedere, Jan Fabre, arrivederci. Vai. Vai. Hashtag.
I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game.